Siamo a una nuova puntata di Caccia a 100 Sacchi con questa persona. Mi viene già da ridere. Con Paolo Merenda, musicista, scrittore, tipografo, Onanista. timbrofago, onanista, che oggi ci presenta come spende, Pornofilo. pornofilo, come spenderebbe o come spenderà 100 euro da Flamingo Records. Allora, visto che siamo sotto Natale e visto che i gonzi a Natale si spendono per bene, ho pensato bene di spendere questi 100 sacchi in ristampe di cose che ho già in CD, a parte una, diciamo, dai. Questo qui, partiamo da questo perché è stato il mio primo disco punk, quindi nel momento in cui uscì questo disco, un amico tornò dall'America, mi passò la cassettina e mi disse: "Guarda, questa roba qui in America spacca già", e in più era un metallazzo questo amico, quindi diciamo che per lui era questa perla rara, e da lì consumai prima la cassettina, poi il CD, e quindi ho deciso di prendermi anche il vinile. Tra l'altro, per i giovani, ascoltare questo disco qua in cassetta all'epoca sul motorino era tipo prendere il Walkman con le casse, con le pile giganti che costavano una fucilata, metterle sotto il vano sella e mettere il Walkman e il cassettino davanti col filo, tutto a pile, quindi una spesa sicuramente maggiore di quella del vinile di adesso. L'altro disco, vabbè, cardine è questo, perché è The Record dei Fear, che ho solo in CD, e quindi mi sono preso l'edizione da Gonzo con il 7 pollici orripilante a livello sonoro, ma fighissimo a livello grafico, lo stencil, cazzi e ammazzi per arricchire Living, che così può continuare a comprarsi la sua bamba. Abbiamo anche qua, dov'è che è questo qui, che penso sia il pezzo preferito di Alberto Canale, New York is Alright, Esatto. If You Like Homosexuals. Poi abbiamo quest'altro bomba di disco, anche di loro avevo tutto in CD, ho deciso di prendermi questo perché a parte il primo che ho in vinile, è un po' la rinascita dei Doors quando ho cominciato a fare delle canzoni che fossero delle canzoni e non solo del bordello. E arriviamo all'ultimo, che è questa bellissima ristampa di Anfibio del buon Christian, e un vinile colorato iperfica, poi alla fine essendoci dentro quattro titoli, presumo, conviene comunque recuperarsi la ristampa piuttosto che prendersi i quattro titoli originali. C'è anche un bel CD dentro, Ah, c'è pure il con una sorta CD. di best of, quindi. Boh, allora ragione in più per spendere questi 20 sacchi, che alla fine, insomma, rispetto ad altre ristampe che stanno uscendo adesso di dischi che in CD si trovano a 5, ma vinile esce a 30 euro, sono registrati sempre nello scantinato di mamma, magari questo qua vi fa anche far due risate, perché alla fine c'è Agropunks, che è il pezzone rappresentativo di quelli come me che vivono in campagna, in mezzo ai cinghiali e ai caprioli, ma anche dei pezzoni come Nella città dei morti, la canzone della rissa e via dicendo. Mi hai proprio rotto i coglioni, o ammazza il sindaco. Buono. E invece, progetti futuri per Paolo Merenda, libri, dischi, musica? Progetti futuri, forse Flamingo Records ci fa uscire un disco in primavera con i Bagels Next, mentre a livello di libri, forse se passo la seconda selezione, perché ho passato la prima selezione di questa fantomatica casa editrice, uscirà un altro libro per bambini, il mio secondo libro per bambini. Pensa come viene su un bambino a cui leggi le storie di quest'uomo. Ma io punto sempre al discorso che far uscire libri per bambini porta le mamme. Ringraziamo Paolo, noto pornografo, musicista e scrittore, dallo scantinato di Flamingo Records. Questo è Grazie tutto. a te, e come diceva il profeta, grazie al cazzo.